avrebbe fatto arrivare dall'estero diversi plichi contenenti sostanze anabolizzanti. Per questo un infermiere dell'ospedale di Pistoia è stato raggiunto da un'ordinanza di sospensione da pubblico servizio per la durata di 6 mesi, emessa dalla GIP del Tribunale di Pistoia su richiesta della locale procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del NAS di Firenze in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Antifrode di Roma e dai militari del locale comando provinciale. L'indagine ha preso origine da un'attività di monitoraggio di alcune spedizioni doganali finalizzate all'individuazione di sostanze psicoattive e o anabolizzanti, e gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di identificare l'indagato come possibile destinatario di diversi plichi importanti dall'estero contenenti le citate sostanze, motivo per cui la Procura di Pistoia ha delegato l'esecuzione di una perquisizione personale e domiciliare all'estero, esito della quale sono state rinvenute 24 fiale di medicinali a base di nandrolone, nonché numerose confezioni di farmaci da esclusiva distribuzione ospedaliera, che sulla base delle successive indagini condotte sarebbero risultate provenienti da strutture sanitarie pubbliche della provincia di Pistoia. L'infermiere è pertanto indagato dei delitti di peculato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il GIP di Pistoia, accogliendo le richieste della procura, ha dunque applicato la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di 6 mesi.